Questo è l'imprendipromotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Perché un consulente finanziario dovrebbe costruire una propria piattaforma per dare una casa ai contenuti che produce? Che vantaggi potrebbe ricavare dalla costruzione di una propria piattaforma proprietaria? Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendipromotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 46 dell'Imprendi Promotore Podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. Le tue recensioni per me sono importantissime per continuare a migliorare i contenuti che mi auguro possano darti una mano a migliorare il tuo business e a farlo crescere. La puntata di quest'oggi è offerta dalla Imprendi Promotore Academy, la prima academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendi Promotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa, digita www.imprendipromotore.it/academy. Ripeto, www.imprendipromotore.it/academy. Academy scritto con una C e con la Y alla fine. Continuano ad arrivarmi richieste da molti consulenti finanziari i quali mi chiedono supporto e consigli sul come fare marketing in maniera efficace. Ho pensato quest'oggi di poter registrare una puntata dell'Imprendi Promotore Podcast dedicandola interamente al concetto di piattaforma. Sì, hai capito bene. Per poter cominciare a fare un marketing efficace che ti permetta di distinguerti è necessario cominciare proprio da realizzare una piattaforma che ti consenta di poter dare ospitalità a tutti i tuoi contenuti, di poter comunicare contemporaneamente con il tuo pubblico e soprattutto cominciare a farlo sentire appartenente ad una community, ovviamente la tua community. La piattaforma pertanto è essenziale ed imprescindibile se vuoi dare alla tua professione un nuovo volto, della nuova energia e soprattutto distinguerti rispetto agli altri tuoi competitor. Perché sicuramente il tema del distinguersi è al centro di buona parte anche degli argomenti che ho trattato in questo Imprendi Promotore Podcast. Ma andiamo un attimo per ordine, nel momento in cui dobbiamo cominciare a ragionare sul tema della piattaforma, quindi sull'argomento di questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast, che a mio modo di vedere è la base per costruire il tuo successo professionale. Allora, una delle regole fondamentali per ottenere più clienti è che per fare affari con qualcuno, questo qualcuno deve sapere che tu esisti, e questo è un tema centrale nell'attività del consulente finanziario. Quante persone pensi ti possano conoscere? Quante persone credi possano essere consce, consapevoli del fatto che tu puoi offrire loro delle soluzioni? Prima dell'avvento di internet e del web, una delle modalità per poter rendere consapevoli le persone di quanto tu potessi fare per loro stava o nella tua grande capacità di fare network o nella tua grande capacità, per esempio, di poter persuadere le persone a presentarti altre persone, e quindi lavorando moltissimo sul tema delle referenze, oppure utilizzando strumenti a volte molto costosi, a volte addirittura irraggiungibili per un consulente finanziario che, non dimentichiamolo, è sempre e comunque un micro imprenditore, cioè una persona che è a capo di una micro impresa e che deve necessariamente fare i conti con dei budget che non sempre sono budget importanti. Se le persone non sono consapevoli di ciò che tu puoi fare per loro, delle soluzioni
che sei in grado di poter fornire loro, non sapranno mai che tu potresti essere proprio quella persona, quel qualcuno che avrebbe potuto risolvere i loro problemi, e questo li porta o a rivolgersi ad altri oppure a fare ovviamente da sé. Per i consulenti finanziari, da quando la professione ha cominciato ad affermarsi, il modo per poter crescere in termini di acquisizione della clientela è sempre stata caratterizzata di solito appunto dal fare il networking, come dicevo poc'anzi, piuttosto che dallo sviluppare delle referenze, i cosiddetti referral, referenze che potevano provenire direttamente dalle amicizie, oppure potevano provenire dai legami familiari, oppure dalle relazioni che si avevano nei confronti dei cosiddetti center of influence, i centri di influenza che oggi, se dovessimo identificarli nello svolgere in modo nuovo anche la professione, potrebbero essere proprio rappresentati da tutti quei professionisti che hanno a che fare con i nostri clienti. Dottore commercialista, un avvocato, professionisti in generale, medici, persone comunque che gravitano intorno al nostro cliente in quanto cliente al centro di un network. Ebbene, questo tipo di modalità anche di acquisizione della clientela, se funzionava al tempo, continua a funzionare molto bene ed egregiamente anche oggi. Perché? Perché tipicamente è relativa a una modalità cosiddetta offline, voglio dire, comunque siamo esseri sociali, comunque viviamo di relazioni, lavorare con i centri di influenza, andare in partnership con i centri di influenza sicuramente può rappresentare un ottimo veicolo. Veicolo che però deve fare i conti chiaramente con la velocità di propagazione che il tuo nome e la tua reputazione e la tua credibilità possono avere, che sarà molto bassa, perché non dimentichiamo che il lavorare per referenze, se sicuramente è un qualcosa che è una strategia che può aumentare in maniera considerevole la possibilità di acquisire nuova clientela, semplicemente perché c'è il trasferimento di un trust da parte del cliente che ti ha referenziato a appunto il cliente potenziale, non dobbiamo però dimenticare che oggi c'è la necessità anche, e ci sono le opportunità e le possibilità anche, di propagare, utilizzo volutamente questo termine, propagare molto più velocemente e attraverso numeri molto molto più elevati la nostra reputazione e la nostra credibilità. Ciò è permesso appunto dal lavorare fondamentalmente su due leve importanti, la piattaforma, e di questo te ne parlerò fra poco, e chiaramente anche uno strumento di propagazione incredibile che è appunto dato dai social media. È indubbio che la sfida oggi per il consulente finanziario di poter acquisire clientela si è fatta più ardua. Da un lato perché in passato in fondo era già sufficiente far parte della categoria dei consulenti finanziari, quindi far parte fondamentalmente di una minoranza sparuta di operatori che lavoravano sul mercato in un certo modo, perché non dimentichiamo che i consulenti finanziari, per quanto possano essere molti, ma sono sempre comunque 30.000 in Italia, sono indubbiamente un numero molto molto basso rispetto per esempio agli operatori in titoli piuttosto che i gestori presenti all'interno delle banche tradizionali. Quindi non dimentichiamo che questo benedetto 15% di quota di mercato è anche significativa di una cosa, che oggi comunque questa è una categoria che, pur avendo incrementato in maniera importante i suoi numeri, ma continua ad esprimere comunque numeri tutto sommato abbastanza bassi, e quindi in passato fare il consulente finanziario era di per sé distintivo rispetto allo standard conosciuto dalla clientela. Oggi però che i numeri sono aumentati, e qui comincia a sorgere un problema, e il problema è legato appunto al fatto che la capacità di distinguersi che un consulente finanziario ha rispetto ad un altro suo competitor, ovvero un altro consulente finanziario, devo purtroppo segnalare essere estremamente bassa. Perché? Perché fondamentalmente l'approccio che il consulente finanziario ha
verso il mercato, essendo un approccio push, perché deriva proprio anche dalla storia della professione, una storia che per potersi affermare non poteva che avere un atteggiamento di spinta nei confronti del mercato, di proposta, di promozione di prodotti e di servizi, e porta ovviamente i consulenti fondamentalmente ad offrire servizi molto simili. Se in aggiunta a ciò ci mettiamo dietro delle mandanti che hanno essenzialmente modelli di business molto simili, tranne qualche rara eccezione, ma che comunque alla fine è riconducibile a elementi abbastanza, come posso dirti, simili a altri suoi competitor. Cioè le mandanti fondamentalmente tutte si presentano chi più chi meno con la banca interna, con la compagnia di assicurazione captive, con il multibrand. Diventa, dal mio punto di vista, diventa difficile immaginare che un cliente abbia le competenze sufficienti per poter distinguere le reali differenze tra una mandante e l'altra, e piuttosto che tra un consulente e l'altro. Se poi ci sommiamo il fatto che nel momento in cui un cliente viene acquisito da un consulente, e tutto sommato le ore che il cliente trascorre con il consulente prima di decidere di affidarsi al consulente sono relativamente poche, tu capisci bene che è molto probabile che la scelta fondamentalmente che il cliente fa nei confronti del consulente è probabilmente più una scelta di empatia. E questo fa riflettere su alcune cose di cui ti parlerò fra poco, perché di fatto essere scelti da un cliente probabilmente lo si è scelti proprio per ragioni di tipo empatico, e in questo modo il consulente alla fine è lui il vero e proprio prodotto. E quando 4 anni fa ho deciso di fondare la mia società Strategiche ed in particolar modo il brand, l'imprendi promotore, subito mi si è posta davanti una sfida, che era appunto quella di diventare un punto di riferimento per il segmento di mercato rappresentato appunto dai consulenti finanziari. E per fare questo, per me è stato veramente veramente illuminante la lettura di un libro, è un libro di uno dei guru, delle persone che più considero mentori nell'avermi aiutato a sviluppare anche tutta la strategia che mi ha portato oggi ad essere un punto di riferimento per il mondo dei consulenti finanziari. Mi riferisco a Michael Hyatt. Michael Hyatt è un, io lo chiamo guru, ma in realtà è una persona che per anni ha svolto l'attività di editore e che poi ad un certo punto ha deciso di fondare la propria società e di promuoversi come di fatto guru della produttività e dell'efficacia, oltre che anche essere un grande social media guru. Lui ha scritto 4 anni fa un libro intitolato Platform, Get Noticed in a Noisy World, vuol dire piattaforma, fatti notare in un modo rumoroso, che per me è stato un libro assolutamente illuminante. È stato un libro illuminante, peccato che non sia stato ancora tradotto in italiano, ma in quel libro di fatto c'è stato proprio per me, quel libro ha rappresentato per me il vero salto di paradigma nell'approccio che ho cominciato ad avere nella costruzione anche della mia autorevolezza e della mia credibilità. Non voglio dimenticare una cosa però, che io gioco esattamente il tuo sport, non è che sto facendo un altro sport. Il mio ruolo è quello di fare il consulente ai consulenti finanziari, il tuo ruolo è quello di fare il consulente a determinati segmenti di clientela. Vendiamo la stessa identica cosa, ovvero l'intangibile. Vendiamo dei servizi. E pertanto la strategia che ho adottato e di cui ti parlerò in questo podcast esattamente può funzionare anche per te. Ma per poter far partire una strategia efficace, come dice il buon Michael Hyatt nel suo libro, non possiamo prescindere dal costruire una piattaforma. La piattaforma di fatto è ciò su cui poi andrai ad erigere la tua casa, in questo caso la tua casa online. E in questo modo
avere una piattaforma dove poter realmente far crescere una serie di, come posso dirti, di servizi, di contenuti, eccetera, è ormai imprescindibile se si vuol pensare di poter veramente fare un salto di paradigma importante per la propria professione. Allora, cosa racconta Michael Hyatt nel suo libro? E tra l'altro sono due elementi che più di altri mi hanno fatto riflettere e mi hanno fatto fare veramente un salto di mindset che ha contribuito poi a veramente andare a costruire passo passo quella che è la mia credibilità e la mia reputazione. Il primo punto di cui racconta Michael Hyatt nel suo libro è questo: smettere di fare network sullo stesso palco in cui si trovano gli altri tuoi competitor. È evidente che oggi io, che faccio attività di formazione e di consulenza, abbia degli altri competitor. Ma da un lato il fatto di aver costruito la mia piattaforma mi ha consentito fondamentalmente di elevarmi rispetto agli altri competitor, di distinguermi, di fare in modo che le persone possano in maniera abbastanza inequivocabile riconoscere in me alcune competenze che non sono competenze che hanno altri. Come anche riconoscere il fatto che io non ho determinate competenze che invece vengono coperte da altre persone. È la distinzione alla fine che fa veramente, ti mette nella condizione di poter essere notato. Il secondo elemento, dopo lo smettere di fare network sullo stesso palco in cui si trovano gli altri tuoi competitor, è proprio costruirsi un proprio palcoscenico, quindi la propria piattaforma. Il punto, dice Michael Hyatt, non è elevare il proprio ego ed essere al centro dell'attenzione. No, assolutamente, è esattamente il contrario. Ovvero partire dal cliente finale e cominciare a comunicare che hai qualcosa di valore da condividere con gli altri, offrendo loro l'opportunità di poter trovare una strada per arrivare a te. In poche parole, l'ho sintetizzato in un titolo molto fortunato di una mia conferenza e di un mio corso, è proprio quello di aiutare i clienti a sceglierti. Ma se io non metto nella condizione i clienti di notarmi, di farmi vedere e di portarli, di segnare loro, di dare loro la strada per arrivare a me, e lo vedremo fra poco attraverso una serie di cose, è chiaro che tutto diventa molto molto più complesso. Lavorare quindi sullo smettere di fare network sullo stesso palco in cui sono gli altri tuoi competitor e costruirti la tua piattaforma, la tua base da promuovere per poter poi farti raggiungere e quindi farti scegliere, è ciò che oggi tu devi cominciare a fare se vuoi garantire un futuro alla tua professione, alla tua impresa di consulenza finanziaria, a te. Prova a pensarci. Una volta l'unica chance che poteva avere un'azienda per farsi trovare, per farsi notare, era quella di apparire sulle pagine gialle. Me lo ricordo ancora, facevo il manager in una rete di consulenza finanziaria e uno dei dibattiti che ogni anno assalivano sia me sia gli altri colleghi consulenti che coordinavo era appunto l'inserzione da fare sulle pagine gialle per fare in modo che la manchette dove c'era scritto ufficio dei consulenti finanziari di quella società mandante fosse ben in evidenza. Perché pensavamo che quello potesse facilitare anche l'essere raggiunti, e tra l'altro, se non ricordo male, i costi erano di svariate centinaia di migliaia di lire. Perché? Perché essere sulle pagine gialle, avere un riquadro di un certo tipo sulle pagine gialle, a quel tempo dove l'unico modo per potersi approvvigionare in termini di informazioni su dove poter andare ad investire del denaro potevano essere le pagine gialle, è evidente che pagine gialle, in quel caso la SEAT, ci marciassero sopra e alla grande, visto che dovevano incassare molti proventi per poter poi stampare appunto le pagine gialle e poi distribuirle e remunerare anche la rete di vendita con la quale tu
interagivi appunto per fare in modo di essere l'anno successivo sull'elenco telefonico in una certa posizione e con una certa visibilità. Oggi, grazie a Google, grazie ai social network, di fatto vi è la possibilità di costruire una rete e dei network che sono assolutamente molto più grandi. Tornando sempre al passato, com'è che comunicavano per esempio le aziende? Solitamente comunicavano attraverso intanto mezzi estremamente costosi, penso alla TV, ma penso alla carta stampata, penso alla radio, sicuramente mezzi che non erano appannaggio di una microimpresa, quale era appunto quella del consulente finanziario, mezzi che al tempo erano essenzialmente mezzi push, sicuramente non pull, e poi ovviamente mezzi che da questo punto di vista parlavano ad un pubblico generalista, ad un pubblico indistinto, che peraltro è esattamente il tipo di approccio, era la tipica strategia che tra l'altro adottava anche il consulente finanziario. Un approccio al mercato essenzialmente generalista, come a me piace sempre citare, basta che respiri, abbia i soldi, ecco, io vado da quel cliente. Oggi invece i mezzi di comunicazione sono molto più frazionati. Il telefono, il telefonino, lo smartphone di fatto ha sostituito la televisione. La possibilità di ascoltare, leggere e condividere contenuti sono diventate molteplici, nel senso che ci approvvigioniamo da tantissime fonti, dal telefonino, dal televisore, dal computer, dall'iPhone, dall'iPad, da Alexa oggi con la voce. Pensa per esempio semplicemente a questo podcast, che di fatto è una trasmissione radiofonica a tutti gli effetti, on demand, e rivolta esclusivamente ai consulenti finanziari. Certo, se uno va su Apple Podcast e non fosse un consulente finanziario, potrebbe cercare e ascoltare sicuramente questa trasmissione. Ma attenzione, la stessa immagine che ho elaborato per promuovere la trasmissione sui media di fatto recita molto chiaramente solo per consulenti finanziari. In buona sostanza, sto facendo un'attività che era impensabile con i mezzi di un bel po' di anni fa, e per costi e per caratteristica dei mezzi, dove difficilmente eri in grado di poter far arrivare dei messaggi molto chiari, specifici, contenuti utili a segmenti specifici di clientela. Inoltre, un consulente finanziario oggi, parliamoci chiaro, non ha la necessità di dover arrivare ad un pubblico molto ampio. Ma perché? Perché poi c'è un problema di delivery. Voglio dire, il consulente finanziario vende tempo. Vende tempo, e conseguentemente più ti concentri su un numero limitato di persone, diciamo che il numero ideale all'interno di un portafoglio per poter il numero ideale ovviamente di clienti all'interno di un portafoglio che possano permettere al consulente finanziario di esprimere della qualità si attesta intorno al centinaio, massimo 120. E quindi nel momento in cui io so che ho 120 slot disponibili da poter dedicare ai clienti ogni anno, è evidente che lì devo cominciare a lavorare su una forte profilazione della clientela, proprio essere molto precisi, un laser, lavorando su il tipo di clientela ideale, che deve essere assolutamente clientela che ci dà energia, non ce ne toglie, e possibilmente clientela che appartiene a una certa nicchia, a un certo segmento, ma proprio perché questo ci consente poi di far arrivare attraverso la nostra piattaforma anche la nostra capacità di risolvere specifici problemi e quindi essere riconosciuti come un esperto in materia o anche come il solutore. Essere dotati di una piattaforma, tra l'altro, ti mette nella condizione di fare essenzialmente due cose: comunicare in modalità uno a tanti, quindi con quel centinaio di clienti che rappresentano il tuo portafoglio. Questa è una cosa importantissima, perché chi oggi sta sperimentando della comunicazione uno a tanti, mi riferisco al blog e quindi al sito web, mi riferisco per esempio al attivare un canale Telegram, c'è un bravissimo mio studente Marco Laspina che per esempio ha attivato un canale Telegram proprio dedicato espressamente
ai suoi clienti, si chiama Cicale Formiche, ti suggerisco di andarlo ad ascoltare. C'è un altro mio studente che si chiama Alexio Fazzini, che ormai utilizza con quotidianità lo strumento del podcast, come lo sto utilizzando io, piuttosto che Nicola Foletti con la sua newsletter Ratatouille, di cui tra l'altro abbiamo parlato espressamente in una puntata del podcast dedicata proprio alla scrittura e di quanto la scrittura renda autorevole. Ma in particolar modo, oltre a comunicare in modalità uno a tanti, l'altro diciamo vantaggio che ti consente il lavorare su una piattaforma è, torno sull'argomento, parlare a segmenti, nicchie specifici di mercato, ai quali offrire principalmente le soluzioni a problemi specifici. Tu capisci bene che lavorando in questo modo comincerai necessariamente a distinguerti, ma perché a distinguerti non sarai tu, ma sarà il fatto che servendo specifiche persone per forza di cose ti distinguerai, perché il tuo linguaggio sarà differente, perché le soluzioni che offrirai saranno diverse, perché i problemi che occorrono a una certa segmento di clientela non occorrono ad un altro segmento di clientela. E crearsi una piattaforma di fatto, tra l'altro, consente di poter trasmettere i propri contenuti attraverso di fatto dei media che però non hanno i costi e non presentano i costi dei media tradizionali. E questa è un qualcosa che oggi mette nella condizione i consulenti finanziari di fatto di trasformarsi in editori. Non dimentichiamoci che se tu cominciassi a lavorare sulla tua piattaforma assumendo una mentalità da editore, oggi hai veramente tutte le possibilità che una volta erano prerogativa solo ed esclusivamente di aziende molto grandi che si dotavano di strumenti estremamente costosi. Fare televisione è costosissimo, fare radio è costoso. Oggi tu puoi fare televisione semplicemente facendo una diretta su Facebook. Oggi puoi fare radio comunicando in una lista broadcast su WhatsApp, piuttosto che attraverso un podcast, piuttosto che attraverso l'istituzione di un canale Telegram. Allora, il fatto di poter costruirsi una piattaforma con costi sostenibili è la chance più grande che tu puoi donare alla tua impresa di consulenza finanziaria per poter avere un nuovo futuro molto, ma molto più roseo. Allora, diciamo, facendo una metafora, che come un consulente finanziario svolge la propria attività in un ufficio fisico dove produce consulenza e contenuti tutti i santi giorni, e dove i clienti tra l'altro possono trovarlo, perché se tu hai un tuo ufficio personale, oppure hai un tuo ufficio all'interno dell'agenzia della tua mandante, di fatto tu non fai altro che avere una tua piattaforma, una tua base che ti consente di produrre i tuoi servizi, di produrre i tuoi contenuti, perché ogni volta che tu incontri un cliente stai producendo contenuti, e questo è evidente, ma soprattutto hai anche un punto di riferimento praticamente per i clienti, perché i clienti ti vengono a trovare. Diciamo che la piattaforma online è esattamente il tuo ufficio, ovvero la casa dei contenuti della consulenza, questa volta erogata chiaramente sul web. L'obiettivo rimane sempre quello di far ritornare con costanza i tuoi clienti, ma soprattutto i tuoi potenziali clienti, a visitare la piattaforma, in modo tale da poter offrire loro contenuti di valore, ovvero contenuti che diversamente, per poterli ottenere, avrebbero dovuto cercarli altrove, magari spendendo dei soldi, del tempo, delle energie. E in modo tale che proprio questo atto del donare, l'hai sentito la settimana scorsa nella puntata dedicata al gratitude marketing, la puntata 45, proprio grazie alla produzione di contenuti potrai essere da un lato in grado di essere ricambiato con attenzione e con il tempo dei tuoi clienti. Ma non dimentichiamoci che attenzione e tempo sono di fatto la base, ma anche il boost
per quel che riguarda di fatto il processo di affidamento dell'affidarsi da parte dei clienti a te. Più lavori sui contenuti, più lavori sul dono di questi contenuti, più questi contenuti di valore sono di valore, più i clienti ti ricambieranno, i potenziali di clienti ti ricambieranno con l'attenzione e con tempo, ma soprattutto ai loro occhi tu comincerai ad apparire come una persona credibile, autorevole, di alta reputazione, e questo aiuterà tantissimo te ad accorciare i tempi con i quali ottenere la fiducia della clientela. Ma da che cosa potrebbe essere costituita una tua piattaforma? Beh, allora, prima di tutto è imprescindibile dotarsi di un sito web, che sia progettato professionalmente. Attenzione, in più di qualche Telegram mi sono lamentato del fatto che ho visto siti web acquistati dai consulenti finanziari essenzialmente per spendere poco, ma che alla fine erano, a me piaceva immaginarli come dei siti web epigrafe, tutti uguali, stessa foto, stessa costruzione del layout, stesse indicazioni, stesse descrizioni. Attenzione, il sito web è la tua vetrina ed il tuo ufficio. Devi aspirare ad avere una vetrina ed un ufficio che siano prestigiosi e coerenti. E questo implica che tu devi arredare, consentimi questa metafora, il tuo ufficio in un modo tale che possa realmente essere un qualcosa che nel momento in cui i clienti lo visiteranno rispecchi pienamente l'immagine e la percezione che tu vorrai dare. Ovviamente deve esserci all'interno del sito subito comunicato che cosa tu sei in grado di poter fare per i clienti. Ma attenzione, non promuovendo i prodotti che distribuisci tramite la mandante, ma perché questo ti è precluso, la compliance te lo vieta ed è la prima cosa che ti sconsiglio di fare. Ma in realtà il lavorare fondamentalmente su quella serie di servizi che però avrai confezionato avendo bene in mente chi sono i destinatari dei tuoi servizi, ma soprattutto vedendo i servizi che offri come il veicolo alle soluzioni ai problemi dei clienti. Ti ricordo che non c'è mai una seconda occasione per fare una buona impressione. Ciò vuol dire che la costruzione del tuo sito deve prevedere la piena trasmissione della tua professionalità. Deve avere un design accattivante, originale, ma che rispecchi fondamentalmente la tua persona, dove ci deve essere un'attenzione molto puntuale al tema dei font e dei colori. Pensa che noi all'interno dell'Imprendi Promotore Academy stiamo promuovendo un servizio di brand identity dove Cristiano Guerra, che fa il brand designer, cura interamente l'immagine online del consulente attraverso un brand book a cui fare riferimento per qualsiasi cosa. Mi riferisco a come deve essere il sito web, mi riferisco ai colori da utilizzare, i font, ai colori da utilizzare per esempio quando si fanno dei post su LinkedIn o su Instagram, in modo tale che ci sia una coerenza piena con tutto ciò che vai trasmettendo tramite web. Ricordati, il tuo sito è la vetrina ed il tuo ufficio virtuale e quindi deve assolutamente esprimere al massimo tutta l'eleganza, tutto il tuo modo di essere, e deve essere coerente e soprattutto deve far percepire chiaramente anche grande professionalità e grande valore ai tuoi clienti, che non dimentichiamoci sono coloro i quali poi affidandosi a te ti pagano, e quindi pagandoti è giusto che ottengano dall'altra parte un'experience importante. Secondo elemento importante per poter formulare una piattaforma veramente da urlo, delle foto professionali. Ricordati che il prodotto che vendi sei tu, pertanto la tua immagine sul sito è fondamentale. Uno shooting fotografico professionale che ti vede non solo con un bel sorriso, con un bel primo piano, con più foto a mezzo busto, a figura intera, con vestiti differenti, ma anche delle fotografie professionali che ti vedono impegnato sul campo, è la cosa migliore
da poter trasmettere ai clienti e dove tu fai vedere chi sei anche durante la tua attività giornaliera, perché è lì, loro comprano questo, hanno bisogno di toccare con mano, di vedere, di usare i sensi nel capire, sì, io mi sto affidando a lui, sto affidando i miei denari, ma fammi capire lui che cosa fa, come si muove anche all'interno del suo ufficio. Mi raccomando anche il tema delle fotografie aggiornate, non mettere le foto di 20 anni fa, non c'è cosa peggiore di che una persona ti scelga perché ha visto una foto sul sito e poi ti presenti a lei e magari hai cambiato colore dei capelli, hai i capelli lunghi mentre in quella foto hai i capelli corti, hai 20 anni di più, per carità, cioè, attenzione, perché l'impatto è pesante, le foto devono essere costantemente aggiornate. E soprattutto cerca di evitare le foto prese in situazioni familiari che magari sono sfocate, sgranate, che non sono attinenti all'attività che fai. Mi raccomando, ciò vale sia per il sito internet, ma vale ovviamente anche per i social media, per la pagina su Facebook o anche per la pagina su LinkedIn. All'interno del sito poi i testi dovranno essere particolarmente curati. E in quella che è la sezione dove tu ti presenti, su chi sei, dovrà essere un qualcosa di avvincente. Dovrai fare veramente tesoro di tutta quella che è la tua capacità di storytelling. Se non ce la fai da solo, fatti dare una mano. Devi raccontare la tua storia in maniera avvincente. E raccontala anche attraverso aneddoti che ti portano, per esempio, a ricordare fatti significativi che ti hanno permesso, per esempio, di risolvere soluzioni magari complesse o intricate di clienti tuoi. Non c'è cosa più bella che raccontare: quella volta mi sono trovato in quella situazione perché un cliente mi aveva posto un problema che per lui era insormontabile, per me è stato veramente appassionante riuscire a trovare una soluzione che poi si è esplicitata in questa, in queste cose che ho fatto. Allora, da quell'esperienza ho potuto ricavare il mio metodo di approccio ai problemi dei clienti, che metto a tua disposizione qualora tu decidessi di affidarti a me. Queste sono cose che avvincono, che portano le persone chiaramente a leggere, a dire: caspita, questo è un professionista quadrato. Poi, altra cosa importante, dei casi studio. Cerca di avvalerti di testimonianze di altri clienti entusiasti della tua consulenza. Guarda che le testimonianze sono fondamentali. Del resto, quando noi decidiamo di andare in un hotel piuttosto che scegliere un ristorante, alla fine ciò che conta fondamentalmente cos'è? È esattamente le testimonianze di chi ha provato prima di noi questa cosa. Non dimenticare che tu vendi un servizio. E un servizio non può essere testato se non nel momento in cui lo si acquista. Per questo abbiamo bisogno delle testimonianze di altri, perché gli altri ci aiutano a sentirci meno stupidi, a sbagliare di meno, perché fondamentalmente ciò che porta le persone a desistere nell'acquistare un servizio fondamentalmente è la paura di correre dei rischi. E le testimonianze abbassano in maniera rilevante e la sensazione di rischio che noi potremmo avere nel momento in cui, appunto, compriamo un servizio. Ed infine il blog è fondamentale, perché attraverso la scrittura e la pubblicazione di articoli sarai in grado di costruire la tua credibilità e la tua reputazione. Dimostrerai costantemente le competenze che hai accumulato nel tempo e che metti a disposizione della clientela, e motiverai soprattutto anche i clienti a cercarti, a comprendere perché dovrebbero lavorare con te e non con un altro. Un sito senza un blog è paragonabile, consentimelo, a una brochure mediocre. Prova a pensare, quando vai in una concessionaria e ti consegnano la brochure di un'auto, che cosa fai? Sì, la sfogli. Però più di quello non fai, poi la metterai da parte e poi ad un certo punto deciderai di far prendere alla brochure la via della pattumiera. Per questo è molto importante che da questo punto di vista tutto sia ben congegnato. Il sito web senza blog è paragonabile ad una mediocre brochure, e quindi mi raccomando anche il blog. Quindi, facendo un riepilogo, i 5 elementi essenziali
che dovranno costituire poi il DNA della tua piattaforma sono sito web progettato professionalmente, foto professionali, una pagina sul chi sono che dovrà essere avvincente, dei casi studio ed il blog. Guarda, a tal proposito, nell'articolo che trovi a supporto di questa puntata del podcast potrai trovare un link che ti consente proprio di scaricare una checklist. Ti ho preparato una checklist delle cose di cui dovrai tener conto per cominciare a progettare il tuo sito web come la vera casa dei tuoi contenuti. Diversamente, se non vuoi atterrare sul sito web, è sufficiente che tu vada su www.imprendipromotore.it/piattaforma, ripeto, www.imprendipromotore.it/piattaforma, e lasciandomi la tua migliore email potrai scaricare direttamente e gratuitamente soprattutto la checklist per cominciare realmente a avere sotto mano tutto ciò che ti serve senza dimenticare nulla per costruire una piattaforma efficace. La piattaforma in buona sostanza ti consentirà di diventare un vero e proprio editore. E questo è un media vero e proprio. Potrai pubblicare i tuoi articoli, i tuoi video, i podcast, potrai addirittura mettere a disposizione del tuo pubblico dei contenuti ad hoc scaricabili in cambio delle email, e questo ti consentirà poi di acquisire dei cosiddetti lead che ti consentiranno poi ai quali potrai parlare attraverso, per esempio, un invio periodico di newsletter. Tutto serve per avvolgere i tuoi clienti di contenuti, tutto serve per innalzarti rispetto agli altri, tutto serve per farti raggiungere dagli altri e soprattutto dai potenziali clienti, quindi aiutare le persone a sceglierti. Attenzione però a non confondere il sito web con i social network. Molti consulenti finanziari sono portati a confondere le due cose. Ah, sai, mi apro una pagina su Facebook e sono a posto. Attenzione, i social media sono mezzi di propagazione dei contenuti che possono dare un grande boost ai tuoi contenuti, ma i contenuti dovranno risiedere tutti sul tuo sito web, sulla tua piattaforma. I social media, ripeto, sono semplici acceleratori, propagatori, null'altro. Certo, è molto importante l'attività di pubblicazione anche lì, di engagement, di coinvolgimento, di partecipazione, di dono di feedback per ottenere feedback, ma poi tutti quanti dovranno necessariamente atterrare sulla tua piattaforma. Quindi sono arrivato veramente al termine di questa puntata dell'Imprenditore Podcast dedicato a proprio alla costituzione di una piattaforma. Quanto ho voluto condividere con te in questa puntata è proprio ciò che io sono stato in grado di poter mettere in atto in questi ultimi 4 anni, grazie anche alla lettura di quel libro illuminante di Michael Hyatt. Parlare di piattaforma vuol dire innanzitutto creare un sito che possa contenere tutti i tuoi contenuti, oltre a raccogliere i nominativi dei tuoi clienti o dei potenziali clienti che hanno trovato nei tuoi contenuti la soluzione a loro problematiche. Per creare una piattaforma, come ho avuto modo di dirti poco fa, ho creato questa checklist che potrai scaricare sia attraverso il link che ti ho inserito all'interno dell'articolo che correda questa puntata del podcast, che puoi trovare sul mio blog, sul blog dell'imprenditore, ma anche se vuoi andarci direttamente la puoi trovare andando su www.imprendipromotore.it/piattaforma. Ripeto, www.imprendipromotore.it/piattaforma. Da lì poi potrai cominciare ad elevare la tua figura rispetto ai tuoi competitor e a farti notare. Tutto il resto verrà di conseguenza, credimi, è ciò che è accaduto a me e funziona veramente. Allora, mi farebbe molto piacere avere dei tuoi feedback e quindi fammi sapere scrivendo direttamente nei commenti che trovi all'articolo che è correlato a questo podcast, se possiedi già una piattaforma. E soprattutto fammi anche sapere se condividi già i tuoi contenuti su altri social media
LinkedIn piuttosto che Facebook, e appunto fammelo sapere o commentando qui oppure scrivendomi direttamente su Telegram a chiocciola Enrico Florentino. Per me sarà una bella occasione anche di poter scambiare un po' di considerazioni direttamente con i miei ascoltatori. Prima di concludere questo episodio però voglio invitarti a fare visita al sito dell'imprendipromotore www.imprendipromotore.it, che è la casa, la piattaforma dove albergano, se posso dire così, il mio podcast, i miei video e tutti i contenuti che potranno esserti utili per il tuo business. Lì troverai il mio blog con tutti gli articoli, i post dedicati al miglioramento del tuo business di consulente finanziario. Ti aspetto. Per oggi è tutto. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima puntata. Hai ascoltato l'Imprendi Promotore, strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino. Per informazioni, domande e suggerimenti scrivi a info@imprendipromotore.it.